Dunque è chiaro che ci saranno tantissime ripercussioni, prime fra tutte quelle economiche, che spaventano un po' tutta l'Unione Europea, ma anche la stessa Londra. Ci colleghiamo con Beda Romano del Sole 24 Ore da Bruxelles. Allora Beda, alla fine è successo quello che molti non si aspettavano. L'Unione Europea resta orfana del Regno Unito e adesso ci sono delle ripercussioni gravi. A livello economico abbiamo già visto le borse che sono crollate subito nelle prime ore. Che cosa succederà ancora, Beda Romano? Ma prima di tutto ci sarà un effetto finanziario netto. Le borse stanno calando oggi, rischiano di rimanere molto instabili nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché questa uscita della Gran Bretagna da una parte non era prevista e dall'altra provocherà non poche difficoltà politiche, perché bisognerà negoziare il divorzio e non sarà facile. Questo da un punto di vista finanziario. Da un punto di vista economico si possono prevedere degli scompensi, delle conseguenze negative, forse meno negative di quanto non possa apparire oggi, perché se le cose non si trascinano per troppo tempo, bene o male, il rapporto tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea dovrebbe a un certo punto incanalarsi in una carreggiata più certa, più logica, perché ci sarà a un certo punto, non si sa bene quando, la richiesta ufficiale della Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea e a quel punto ci sarà un negoziato. Il negoziato dovrebbe durare 2 anni, saranno 2 anni difficili, complicati, con molte incertezze, ma perlomeno c'è un quadro di riferimento che dovrebbe dare una certa certezza